Il rientro di Conti in cabina di Reggeria Nainggolan darà sicuramente maggiore spessore al centrocampo della Cagliari, squadre che sono entrate in campo, ti ribadisco nuovamente quindi le formazioni. Il Catania gioca con Andukar tra i legni, la difesa a 4, Marchese, Legortaglie, Spoglie ed Alvarez, il centrocampo dove Bocciato apparentemente è sicuramente Almiron perché gioca Viaggianti, Lodi, Erizco, Barrientos, Gomez e Ducarà. Invece schema tattico con la difesa a 4 dietro naturalmente a Gazzi voluta dalla Cagliari con Pisano e Velar sulle corsie esterne, Astori e Rossettini, De Sena, dicevamo il rientro di Conti e di Nainggolan, mentre le squadre stanno praticamente scegliendo il campo e il calcio di inizio di questa partita con Marco Biaggianti che stringe la mano a Conti, l'altro capitano, dietro le due punte che sono Nenè e Sau, giocherà Cossu e pertanto un Cagliari che in formazione interna cercherà di digerire o dimostrerà di avere digerito i quattro pancake bevuti praticamente a Firenze, invece quattro cannoli, quelli rifilati, scusando naturalmente per l'esempio tutto culinario, rifilati dalla Catania alla Lazio, due poker sostanzialmente, uno a dare e l'altro a subire, e pertanto capiremo se quattro gol della Catania in attivo nell'ultima partita di campionato hanno dato a questa squadra sostanzialmente la frenesia giusta per cercare di andare a trovare un risultato importante. Per importante naturalmente partiamo dalla vittoria per poi cercare, da parte di Barrientos che diventa a fare il suggeritore con un'apertura per Marchese che può caricare il sinistro, incredibile, Marchese con una botta di esterno sinistro con pallone che si perde soltanto una ventina di centimetri alla destra del palo di destra, la porta difesa dalla volta per Ducarà che rimette un pallone al centro dell'area di porta, nessuno è pronto a intervenire, sì. Troppo corto su Agazzi che non ha nessuna difficoltà a controllare il pallone e a rimetterlo nuovamente lungo a centrocampo dove interviene Marchese, dove praticamente sì, la solfa è sempre uguale, grande Catania a centrocampo, i Cagliari inesistente, gli mando questa possibilità, attenzione c'è il Cagliari in possesso di palla e la parata è incredibile da parte di Mariano Andukar, aveva praticamente saltato tutti quanti e la linea difensiva Sau che si era praticamente trovato in azione di ripartenza dritto per dritto dove aveva saltato Spolli, dove aveva saltato il portiere, e sulla girata a rete di Sau un colpo di reni incredibile da parte di Andukar che si era rialzato, c'era comunque Alvarez sul primo palo che avrebbe evitato probabilmente il peggio, ma attenzione, si trova in area di rigore ancora una volta il estremo difensore del Catania, sulla battuta di testa all'interno dell'area di porta riesce a respingere il pallone, un momento in cui bisogna stringere i denti, due opportunità incredibili da parte del Cagliari e l'arbitro per questo istante manda le squadre agli spogliatoi, finisce con il risultato di 0-0 questi primi 45 minuti con due azioni incredibili, la seconda lo spiovente dal calcio d'angolo e il colpo di testa alla battuta a rete per un fallo su Gomez, la palla che spiova in aria, arriva Lodi, mamma mia cosa è successo, è comunque uscita da parte di Agazzi. Spolli non ha credo Spolli praticamente non l'ha inteso l'errore di Agazzi, non pensava che potesse assolutamente perdere. Ha fatto un errore colossale Padre. L'uscita di Agazzi è una di quelle cose che praticamente fanno a sportellate con il ruolo del portiere, un calcio di punizione battuto da Lodi da 34 metri, il pallone che stiamo all'interno dell'area di rigore, Agazzi che praticamente lo misura con il metro probabilmente, attenzione c'è la possibilità per il Catania di andare praticamente al tiro a piattello, ma è incredibile ancora una volta, ragazzi gli sfugge via il pallone dai guantoni, ma che gli hanno messo il sapore dai guantoni a questo portiere, allora calcio di punizione 34 metri, Lodi mette una palla non di quelle velenose perché chiedeva l'inserimento e probabilmente la deviazione di testa da parte di un compagno di squadra, Spolli si trova sulla traiettoria del pallone, mentre attenzione speriamo di fare altrettanto noi nell'area di rigore, il Catania che con qualche affanno allontana la sfera dall'area di rigore, batte subito la rimessa con le mani il Cagliari, seguiamo queste azioni concitate e poi torneremo nuovamente con il racconto della partita e soprattutto delle opportunità avute dalla Catania, c'è la possibilità
per Sau di farsi pericoloso in avanti. L'ultimo tocco è stato proprio il difensore della formazione rossazzurra, Spogli, che praticamente probabilmente un'azione viziata, la posizione irregolare nel momento della partenza da parte di Cossu andava probabilmente bloccata, cosa che non ha ravvisato il direttore di gara. Ha detto che Spogli è stato l'ultimo a toccare, gliel'ha detto anche il suo amico e collega arbitro di porta. Batte il quarto calcio d'angolo, il Cagliari lo batte corto, sta ancora lato corto dell'area di rigore, quello a destra da una parte all'altra con Alvarez che si impenna, ecco Rizzo che va a fare praticamente il quinto difensore della cerniera di destra, mettono il pallone fuori con affanno il Catania. Un peccato perché il Catania, pallone che schiove, rimbalza all'interno dell'area di porta, Andugar lo può praticamente rimettere nuovamente in gioco e sta per girare il primo momento dei tre della lancetta del nostro cronometro con il Catania che gioca praticamente in avanti il primo minuto di recupero con Almiron che mette un pallone al centro per Morimoto, troppo tagliato, Morimoto non ci crede, è lì caro Busetta, un attaccante deve crederci, un attaccante che è entrato in campo, che è stato lì, è stato in panchina dall'inizio di questo campionato, devi buttarti su quel pallone giovane, altrimenti rimani praticamente lì ad aspettare che arrivi il tuo turno, che poi quando arriva non va mai, ma lì devi accelerare perché altrimenti insomma un taglio del genere probabilmente un altro attaccante si catapulta sul pallone, ci arriva anche di testa, si tuffa, ma fa qualcosa. E invece però il Catania preferisce in questo momento fare scorrere i secondi, anche il Cagliari che insomma ha visto che la formazione rossazzurra con l'inserimento di Almiron e con l'inserimento di Castro ha probabilmente nelle frecce, nell'arco la possibilità di scagliare anche qualche freccia in chiave offensiva. Dicevamo, il Cagliari sembra essersi anche accontentato di questo risultato, ma mai dire mai quando giocano di fronte Cagliari e Catania, mai dire mai, perché insomma sono squadre che hanno sempre trovato grandi duelli nel passato. Vi ricordo il primo anno di campionato della Catania in Serie A con la formazione rossazzurra che andò a vincere a Cagliari, e poi vi ricordo pure invece la scorsa stagione quando proprio a Cagliari con un collegamento con quelli del calcio raccontai una di quelle debacle della formazione rossazzurra che ancora mi vergogno. E invece il Catania di oggi sta praticamente dimostrando di poter dire la sua qui nella arena, con la possibilità anche di Gomez di farsi vedere distante dall'area di rigore. Morimoto si lamenta con Gomez e Gomez gli parla chiaramente dicendo: beh, ti devi far trovare più davanti perché altrimenti dove vuoi che ti tiri la palla? E insomma l'esperienza argentina contro l'insufficienza nipponica finisce proprio in questo istante, finita la partita, il risultato è di 0-0. Allora, intanto scusa il padrone, intanto ci dobbiamo fermare subito per la pubblicità, dopo naturalmente torneremo per i commenti per questo pareggio che secondo me è comunque un punto importante ed è anche una buona prova di maturità del Catania. Sicuramente importante, nel finale è stato un tantino frettoloso.